il day after, anche se non è definitivo, però insomma è un parziale pesante, un parziale che pesa sulle spalle della Roma di De Rossi. Beh, se non è definitivo quasi, nel senso che è una sconfitta in casa, 2-0 soprattutto per quello che si è visto a livello di, anche di intensità di gioco. Abbiamo detto non definitiva perché c'è sempre un ritorno, però ovviamente se Ne guardiamo. puoi prendere altri tre a ritorno. No, è molto complicato. Avessero, ecco, fossero riusciti a limitare Il il danno. passivo, insomma, 1-0 lì puoi andarla a cercare. Credo che De Rossi abbia pensato a questo aspetto, no? Non ha bisogno di pensare a come, magari, non dico screditare, ma magari affermare quello che prima era impopolare, ossia adesso oggi è facile, no? Gettare la croce addosso a Carlsdorp mi sembra anche ingeneroso. Io sono il primo che insomma, dice che Carlsdorp spesso insomma, è protagonista di annebbiamenti di poca partecipazione, di poca attenzione, però ecco, attribuire una responsabilità solo ed esclusivamente a un giocatore mi sembra veramente Oltre al ingeneroso. fatto che non credo che De Rossi viva competizioni con Mourinho per No, dire per di adesso più ti non ha faccio bisogno vedere di quanto quello, sono no, bravo che no, faccio non ha diventare bravo Casper. fatto.